Buongiorno a tutti, è assolutamente inaspettato. Io non ho più un ruolo istituzionale, anche se devo dire che questo giorno sicuramente l'ho atteso e l'ho atteso con molta attenzione, non solo quando ero appunto assessore allo sviluppo economico e alla ricerca e all'innovazione, ma anche come abitante, come cittadino di questo territorio. E ringrazio anche per la scelta di aver voluto celebrare qui in quella che è la cattedrale proprio di quello sviluppo economico, di quella reindustrializzazione di questi territori, che ha saputo sicuramente significare molto per noi polesani, ma che a chi non è di questo territorio sicuramente può dare una misura importante di come la politica da una parte, ma la buona industria dall'altra, può sicuramente significare oggi l'unico traguardo vero in cui credere. E quindi io non mi voglio assolutamente dilungare, so quali sono stati e lo ricordo bene i tanti rapporti con l'azienda, e sono veramente lieta che oggi si sia arrivati a questo traguardo. Guardo il sindaco di Adria, con cui tantissime volte ci siamo sentiti e confrontati proprio per arrivare quanto prima, e soprattutto dando quello che dovrebbe essere il ruolo della politica, una facilitazione proprio per raggiungere gli obiettivi. E quindi grazie davvero, ho il cuore in gola nel salutarvi, vedo tantissime persone che conosco e che so possono condividere con noi sicuramente nel darvi il benvenuto in questo territorio che saprà non solo accogliervi, non solo trasmettervi anche il fascino straordinario di questi luoghi, ma anche a volervi bene, così come chiunque arrivi in questo territorio è sempre stato amato, esattamente come me. Io non sono nata qui, mi ritengo assolutamente polesana perché mi sento molto voluta bene, e anche oggi devo dire ho aggiunto un pezzo di cuore a questa giornata, e grazie davvero per l'invito e anche per questo momento. Grazie.